questa città è pervasa da fenomeni criminali proprio in questo periodo drammatici. Allo stesso tempo però ci sono straordinarie operazioni di polizia che oramai diventano sempre più ordinarie. Da soli non ce la fanno, dobbiamo trovare il modo di mettere insieme la parte migliore della società perché si faccia argine, si crei una rete molto più forte, molto più ampia di resistenza e di contrasto. Allargare il fronte delle iniziative anti-racket e anti-usura, se ne è discusso in un incontro in sala giunta intitolato Opere in cantiere con il commissario nazionale Santi Giuffrì, il sindaco De Magistris, SOS Impresa Libera contro le mafie, Federconsumatori e con il mondo dell'università. L'obiettivo è aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, mettere a punto un patto per arginare un fenomeno che colpisce oggi intere filiere produttive e commerciali. Fondamentale quindi il coinvolgimento di enti locali e forze dell'ordine al fianco delle associazioni impegnate quotidianamente sul territorio per sostenere chi denuncia. Chi paga il pizzo è molto spesso tentato di risparmiare acquistando e vendendo prodotti contraffatti e di cattiva qualità. Quindi combattere usura e racket significa legalità, ma significa anche avere una rete commerciale degna di una città come Napoli. Dire basta al racket e all'usura è possibile contattando il numero verde di SOS Impresa 800 900 767 o scrivendo a info@antiracketpianura.it. Dare la possibilità di uscire allo scoperto, di emergere dal sommerso e di trovare una voce amica che può consigliare, suggerire e orientare le vittime presso i centri specializzati che possono aiutare a liberarsi dal ricatto mafioso, dal racket e dall'usura.